Vorrebbe spiegarmi esattamente cos'è che la infastidisce? Beh, non mi piace stare fuori casa. Dimmi, quante volte sei uscito negli ultimi 3 giorni? 1, 2, 3! Hai mangiato qualcos'altro in questi ultimi 3 giorni, a parte tonno in scatola? C'è dell'altro? Ovviamente sono pieno di tic. Queste distrazioni hanno avuto un effetto sul suo lavoro? Che farebbe se dovesse pensare a un'altra carriera? Cosa, se non fossi un antiquario? Se lei non fosse un criminale. Sono il dottor Klein. Ho appena finito di parlare al telefono con Angela, sua figlia. Dice che ha intenzione di incontrarla. Ti ricordi di me? All'improvviso ho una figlia! C'è già qualcuno qui dentro! Adesso deve dare il buon esempio a qualcun altro. Birra? Salute! Provi a essere il più onesto e aperto possibile con loro. Sei un truffatore. Ma di gran classe. E questo Frank? Lui è il mio partner. Insegnami qualcosa. Regola numero 1, mai lavorare vicino a dove vivi. No. Regola numero 2, non mettere mai nulla per iscritto. A lei dispiace esporlo a questi rischi? Beh, sai, mi faceva un po'. Mi faceva sentire un po'. Mi piaceva un sacco. Quanto pensi che possiamo spillare a questo tizio? $30.000. Di più. Finita, ho 21 anni! Questa ragazzina di 14 anni sta fottendo questa gente insieme a me! Mio padre è un grande artista! Non sono molto bravo a essere padre, io riesco a malapena a essere me stesso! Sei pronto per partire? Vuoi sapere se ho cagato l'idea? Devi soltanto dire di sì, ok? Ancora un'ultima cosa. Che cosa? Voglio che tu restituisca i soldi. È così assurdo! Fare i delinquenti non paga. No, paga. Paga, soltanto non molto bene.